Ci troviamo a Isba, a circa 10 km dal centro di Khartoum. Siamo nella zona nord della città, in una periferia, molto povera. E qui i missionari comboniani collaborano con il clero locale per la pastorale missionaria e l'edificazione e l'accompagnamento delle comunità cristiane in un contesto di larga maggioranza musulmana. Accogliamo così ora la testimonianza dell'assistente del parroco e che è anche il superiore della casa dei comboniani qui a Khartoum. Sì, hai detto bene. Padre Benito Buzzaccarin, comboniano, dal 1000, ordinato nel 62, nel 63 ero già qui a Khartoum, quindi sono 48 anni che mi trovo qui a collaborare con questa chiesa locale, una chiesa che ha fatto un cammino, uno sviluppo veramente encomiabile in tutti questi anni, prima con la guida del vescovo comboniano Monsignor Agostino Baroni e in seguito dal 1981 con il cardinale, oggi cardinale, Gabriel Zuber. Sono appunto collaboratore del parroco, che è un prete del clero locale, e do la mia mano a questa chiesa scuola. Qui c'è anche una scuola primaria, una scuola elementare, e la domenica veniamo anche per la celebrazione, come in questo momento per la celebrazione della messa, oltre poi altre attività per donne, giovani, bambini, catechesi, eccetera, quant'altro. Ho visto uno sviluppo, come dicevo, enorme, e il tutto adesso naturalmente a causa della indipendenza che è ormai alle porte, 9 luglio prossimo. Il tutto ha cambiato faccia, nel senso che tutti quei profughi che si trovavano qui a causa della guerra civile nel sud, che erano migliaia, un paio di milioni addirittura nelle tre città della capitale, molti, moltissimi sono già tornati adesso, sia per il referendum prima, 9 gennaio, e adesso per godersi il primo giorno di indipendenza. Quindi si è affievolito il numero delle presenze cristiane qui. E siamo in pochi, si fa per dire, siamo in pochi. Occorrerà oggi, come è già iniziato, un ristrutturamento della pastorale, delle parrocchie stesse, unificando anche parrocchie se necessario, perché il clero locale non aumenta, anzi tende a diminuire. E c'è un po' di timore adesso, perché con l'indipendenza la maggioranza sarà ancora più musulmana, era già enorme, il 95%, diventerà anche il 98% di musulmani fra poco, e quindi gli spazi che verranno concessi alla Chiesa si ridurranno ancora, perché l'implementazione della legge islamica, la Sharia, è già stato ufficialmente reso noto che verrà implementata maggiormente, e quindi c'è un po' di timore da parte della Chiesa. Non scomparirà ovviamente, però avremo meno spazio, avremo qualche remora in più, avremo qualcuno che mette pali tra le ruote, e non ci facciamo la testa ovviamente prima di romperla, come si dice. Sappiamo che la Chiesa è di Dio, siamo in mano di Dio, e quindi noi ci lasciamo condurre. In vista appunto di questo appuntamento del 9 luglio, quando il Sud dichiarerà ufficialmente la sua indipendenza dal Nord. Il Nord non è contento, lo sappiamo, per motivi economici soprattutto, e quindi abbiamo paura dei colpi, qualche colpo di testa da parte del Nord, qualche atto di piccole vendette, piccole retaliation in inglese, come si dice, che vogliono farcela pagare. Ecco perché siamo voluti andare per la nostra strada, cioè noi, non noi come stranieri,
ma i nostri cristiani e gli africani del sud. Secondo la tua esperienza, l'ascolto della gente, dei cristiani, che cosa un cristiano qui mette in gioco della sua vita, professando la propria fede in un contesto di larga maggioranza musulmana? No, non ci pensano molto queste cose, loro vivono la loro vita cristiana e si sentono in certa maniera anche a casa in fatto di religione, dicono loro frequentino, loro vivono la loro vita musulmana e noi la nostra cristiana. Cioè loro non si prospettano in avanti, non hanno queste preoccupazioni, quelle che noi qui nella Chiesa abbiamo, sentiamo di più. Loro vivono da cristiani, una fede semplice, una fede povera anche, alle volte bisogna anche risvegliarla perché sa, la vita matrimoniale alle volte non quadra secondo i nostri parametri cristiani, allora ecco che loro si allontanano, però hanno l'orgoglio sempre, comunque vada, di dirsi cristiani e vivono in qualche maniera, a parte quelli che vivono bene davvero, che frequentano, che partecipano alla vita anche sacramentale, ma non sentono molto loro queste preoccupazioni, vivono in un contesto islamico, lo sanno, loro musulmani e io cristiano. Viviamo insieme, però soffrono per discriminazioni nel campo del lavoro, nel campo sociale, sono discriminati, questo è un fatto, anche nelle scuole sono discriminati, l'Islam è per natura discriminatorio, per natura, proprio per base islamica è razzista direi anche. E i neri di fatti non per nulla vengono ancora tacciati, chiamati dagli anziani soprattutto schiavo, vieni qua, schiavo, cosa fai là, eccetera, lo sentono ancora. I giovani però sono più vivaci, adesso non accettano più questo comportamento degli anziani musulmani.